comunicazione, come vive questa grande trasformazione in atto? Siamo passati dal giornalista che dava le notizie al giornalista che insegue le notizie, perché le notizie lo assediano, rimbalzano sulla rete, lo circondano, gli scrivono i palinsesti e i canovacci delle puntate del racconto che sta facendo. L'informazione istantanea, che prima era soltanto legata a chi era in una diretta, è diventato il media in cui tutti siamo immersi. Un tweet, un frammento, un segmento, un lancio, in un secondo ci raggiungono e riscrivono il nostro presente. Quindi è un terremoto, però è anche molto bello esserci. Bisogna stare attenti, è come correre in una discesa con una macchina senza freni, e ovviamente bisogna schivare gli ostacoli senza andare a sfracellarsi. Però l'ebbrezza della velocità, il senso anche etico che qualcuno di noi pensa o spera di avere in quello che fa, sono un buon viatico. Secondo lei, qual è o quali sono le parole chiave che identificano il nostro futuro? Il nostro futuro professionale come giornalisti sono connessione e contestualità. E le parole invece del futuro, diciamo, se parliamo come intellettuali o come persone che fanno professioni che riflettono, diciamo, anche più modestamente sull'esistente, beh, la prima parola è sicuramente comunità. Il web, i media, l'informazione hanno aumentato il senso delle piccole patrie. Sono comunità che, di cui un po' abbiamo parlato anche oggi, che si autocompiacciono, si trovano dentro un brand, si identificano, sono tribù. Ho citato Osbam, un saggio di Osbam in cui ho raccontato che il simbolo principe della storia scozzese, il kilt, è un'invenzione nazionalistica dell'Ottocento che serviva a dare un passato, una legittimazione a un moto che altrimenti non ne avrebbe avuto. E allora la comunità è la cosa più antica che c'è, ma allo stesso tempo è la cosa più moderna. Come traduci le parole del contemporaneo e come riesci ad affratellare qualcuno in una tribù? Ecco, questa è la scommessa più importante.